piccolo ma dinamico comune di frontiera con tante tantissime eccellenze e un passato ricco di storia che lo vide capoluogo del Malcantone. Siamo a Sessa, paese che scopriremo in una fittissima giornata in compagnia del sindaco Sergio Antonietti. Il villaggio, i primi scritti li troviamo nel 1200, poi c'è stata il casato De Sexa, ecco l'origine del nome Sessa, che fino al 1500 ha un po' dominato queste regioni perché erano proprietari terrieri nell'alta Lombardia. Il nostro villaggio conta 700 abitanti, siamo a 400 metri sopra il livello del mare, è un comune, chiamiamolo di frontiera, perché come voi sapete benissimo a 2 chilometri abbiamo il valico del Pallone che porta in Italia. Siamo caratterizzati da una popolazione, un comune residenziale, abbiamo qualche piccola industria agricola, però devo dire che la peculiarità del nostro villaggio, come può vedere, è la tranquillità, quasi un po' bucolico, e si vive bene a Sessa, sì. Oggi abbiamo una fortuna col vento da nord, no? Di che... Davvero, ha ripulito un po'. Qui è nato il nostro neo consigliere federale, Ignazio Cassis. E allora andiamo subito a scoprire le sue origini incontrando mamma Maria Rosa, una donna tenace e molto orgogliosa, che sorseggiando un caffè ci racconta la sua storia. Si emoziona ripensando al destino che portò nella sua Bergamo, quasi per caso, un pompiere di Sessa in gita. Un incontro casuale al ristorante da cui sbocciò una grande storia d'amore, coronata dalla nascita di 4 figli. E da un gelato è nato l'amore. L'amore che l'ha portata a lasciare Bergamo e venire qui a Sessa. Sì. E qui ho cominciato la mia vita, ormai son 62 anni e quindi Bergamo adesso nel frattempo è cambiata, non so neanche più se sarei capace di ritrovare le vie e tutto, come è cambiato anche qui a Sessa, da un paesino agricolo e così invece è diventato un bel paese dove c'è tanto sole, tanta quiete, tanto bel verde. Dove io ho avuto una famiglia bellissima, stupenda veramente, devo ringraziare proprio Dio per questo, almeno io che credo. Ripeto, sono stata una mamma felice, anche perché con mio marito ho sempre avuto un buon rapporto, c'è sempre stato tanto amore, tanta intesa, ma ci sono sempre stati gli alti e bassi come dappertutto, però c'è sempre stato... Una buona intesa. Sì, una buona intesa da superare tutti gli ostacoli e proprio sentirci fiorire in tutte le maniere, come famiglia, come cittadini, in tutto proprio, ecco, perché ci sentivamo orgogliosi della nostra famiglia. E prima mi diceva, mai avrei pensato di diventare la mamma di un consigliere federale. Esatto, esatto, mai, mai. Veramente, fino a 2 mesi fa, ma neanche, fino a 1 mese fa, adesso dal 20, sì, un mesetto. E cosa ha provato in quel momento, quando ha realizzato? Ah, niente, tante lacrime, lacrime di gioia, ma quando ero là a vedere la tele di là insieme alla Nives, mia cugina... Sì, io ero convinta perché poi tante persone anziane che conoscevano anche il papà e tutto mi dicevano Maria Rosa vedrà che l'Ignazio diventa consigliere, sono sicura che diventa consigliere federale. E dicevo, ma hanno tutti la sicurezza e io sono qui che non so, ero agitata, ero... E poi quando veramente è avvenuto questo momento, non le dico, io e mia cugina che eravamo lì tutte e due a piangere, dire bravo Ignazio, è stato un momento che non lo so descrivere, guardi, era ancora se penso adesso mi commuovo. Poi anche a Bellinzona, devo dire,
sono stati momenti quando è arrivato il treno e ho visto mio figlio scendere tutto. Ho detto, ma è vero o non è vero? Sto sognando, che cosa? Ed era la verità. E da mamma che cosa augura a questo punto ai suoi figli, in particolare Ignazio magari? Ma guardi, e ne sono quasi sicura, soltanto tutto l'amore che ho avuto io, veramente. Il rispetto, l'amore, la comprensione, quell'aiutarci uno con l'altro, veramente. Se penso a mio marito, no, io penso a mio marito e perché mi ha sempre voluto tanto bene. L'abbiamo fatta emozionare, guardi, ha fatto piangere anche me. L'ultimissima cosa. Sì, perché io oggi non mi perdo l'occasione, venga qua vicino, non mi capiterà mai più di fare un selfie con una mamma e una sorella di un consigliere federale. Quindi ci mettiamo tutte belle vicine, guardate nel telefono, ci facciamo un autoscatto praticamente, un selfie si chiama, signora Maria Rosa, una bella fotografia. Che rimane nel nostro album dei ricordi di Comunemente. Un bel cheese! 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 Grazie. Le do anche un bacio, posso? Io anche a lei. Grazie. Congratulazioni. Grazie mille. Ci addentriamo nel nucleo accompagnati da una guida speciale che ci racconta tanti piccoli aneddoti dei vari monumenti. Uno in particolare riguarda la storia della chiesa di San Martino, dove a spiccare è l'altare barocco. Altare che è opera di un certo Pino da Bellagio, coadiuvato da gente del paese. I due angeli che si vedono a destra e a sinistra dell'altare, che incensano la gloria di questo altare, è opera di un certo Ramponi che era di Sessa. L'altare è un monumento straordinario, non soprattutto per la sua bellezza che esprime, ma anche da un punto di vista liturgico e teologico, ma anche come catechesi, nel senso che esprime, tenete presente che la gente non sapeva né leggere né scrivere, esprime in pochissimi istanti quello che un parroco, un prete, dovrebbe dire per delle ore. Quindi la bellezza di questo altare sta anche in quello che esprime per la gente del paese. È questo che a me emoziona tutte le volte che lo guardo, a prescindere dal contesto artistico. È proprio quello che esprime a noi gente del paese, che si vada o non si vada in chiesa, significa tantissime cose. E anche l'amore e la capacità di questa gente di fare delle cose straordinarie pur essendo, tra virgolette, completamente ignorante. Buongiorno. Arriviamo in piazza nel bel mezzo del mercatino, mentre Tiziana, abitante di Sessa, artefice di questa iniziativa, come ogni settimana cuoce nel paiolo la polenta. La gente che ha bisogno si trova qui al martedì mattina, discute, fa scambi, aiuti, chiede aiuto, cioè un'interazione così. Questa è la mia piazza di Sessa che l'ho creata proprio per questo motivo. Momento conviviale di ritrovo anche per anziani e bambini che non mancano mai l'appuntamento. Uno dei valori aggiunti di questo comune. E siamo al mercatino di Sessa e chiedo a voi due, in 30 secondi, quindi in pochissimo tempo, di fare agenzia turistica. Quindi, parola prima alla Tiziana per spiegare cosa c'è di bello a Sessa, stia ben vicino a me, e perché vale la pena venire a Sessa. Prego. Okay. Allora, io è da poco che sono a Sessa, ho una quindicina d'anni, e quello che mi ha stupito di Sessa è la cordialità della gente, la condivisione di tutto quello che si crea nel paese e naturalmente del sole e di tutto quello che c'è. Prego. Posso solo accompagnare le parole di Tiziana. Io vivo, ho sempre vissuto a Sessa e posso dire che è talmente un paese tranquillo, bello, piacevole e accogliente anche per le persone che vengono da fuori. Qui ci si saluta tutti e un cordiale saluto da Sessa è sempre benvenuto. Sì.
Allora guardiamo lì, guardiamo tutti lì e facciamo capire che in una bella, in un bel martedì di Sesta c'è anche questo, mercatino, polenta in piazza, musica e tanto altro. C'è di tutto, c'è di tutto. E come si diceva già ai tempi, a Sesta basta picchiare una pentola e tutti accorrono e tutti vengono e sempre volentieri. La cordialità è la cosa principale che abbiamo qui in paese. Bene, allora salutiamo da Sesta i saluti del mercato. Saluti, ciao, saluti da Sesta. E benvenuti sempre. Grazie, grazie mille. Ciliegina sulla torta, arriva anche il coro in tipico costume malcantonese ed è subito clima da festa. Come ogni martedì le signore del paese si danno appuntamento nella sala multiuso per mantenersi in forma. Ci intrufoliamo nel bel mezzo della lezione di ginnastica per cercare la nostra paladina del dialetto. Ci troviamo qui nella sala multiuso dove tutti i martedì le signore vengono a fare ginnastica. Mi dica un po', qual è l'importanza? Perché fate ginnastica? E partenisse un po' su da tutto, un po' da muscoli, da tutto, ecco, un po' giovani. Un po' giovani. Ed è un'occasione anche per stare insieme. È un'occasione per stare insieme, perché altrimenti svedo mia anche, tutta la settimana svedo mia. Svedo magari domani, martedì, tanti persone che vengono a ginnastica. E dopo magari fai una qua scenetta, adesso che è il compleanno, allora festeggio i miei compleanni e tutto aiuta a fare ginnastica in tutte le maniere, ecco. Perché diciamo siete tutte delle giovincelle di Sesta. Sì. Come? per un momento sì, siamo giovani da spirito, ecco. Di spirito molto giovani. Allora, dalla sala multiuso facciamo un bel saluto a casa, chi sta guardando comunemente, ecco. Faccio un bel saluto in dialetto. Ecco, io saluto tutti, specialmente tutti i miei neodinghe, neodotte e bis, perché sono tanti da fiorito. Ecco, e ciao a tutti. A tutti. Grazie mille, signora, grazie. Ecco, sì. Paese bucolico, dicevamo, con un passato agricolo, quel passato che è ben racchiuso nel piccolo museo, dove si possono trovare tante testimonianze di vita contadina. Allora, il piccolo museo è nato circa 50 anni fa, 49, l'anno prossimo festeggiamo i 50, è stato fondato da Beppe Zanetti, che con alcuni collaboratori ha cominciato a raccogliere attrezzi, utensili e oggetti vari della civiltà contadina che stava nel 68 sparendo ben pianino. Grazie a lui abbiamo adesso molte cose da esporre e che si sono salvate da una sicura distruzione. Praticamente è un museo della civiltà contadina e vediamo cosa adoperavano, cosa costruivano, cosa facevano i nostri antenati. In particolare i mestieri, come chiamiamo noi, i mestieri di una volta, dove vediamo anche tutte le attrezzature e tutti gli attrezzi che adoperavano. Le
L'esperienza che stiamo per vivere è un'anteprima. Da questa primavera sarà infatti possibile visitare le miniere d'oro di Sessa, dove a metà 800, pensate, lavoravano circa 300 persone. Pronta per andare in miniera? Dagli anni 50 non si estrae più metallo prezioso. Il loro futuro è piuttosto in chiave turistica. E allora ci lasciamo guidare nei cunicoli. Ecco, qui entriamo nella miniera che è tale quale come l'hanno lasciata quando hanno terminato i lavori nel 1955-56. E qui vedete la cosiddetta faglia. Quando c'è stato 350 milioni di fagli, scontri Europa-Africa, si sono create le montagne, quindi le montagne le vediamo, e all'interno si sono create delle faglie che ha dato la possibilità ai minerali che già erano nel sottosuolo di poi risalire. E perché non si trova dappertutto? Qui è la faglia, lo zoccolo in subrico che va da Ivrea all'Adamello, ed è qui che si trovano i minerali. Questo è il cunicolo principale che collegava le altre due gallerie, meno uno, meno due, una mi sembra a 15 metri, l'altra a 27 o 28 metri, dove si scavava e il materiale veniva messo in questo, che potrei definire montacarico, si portava a questo livello, lo si scaricava nel vagoncino che vediamo di fronte, e da qui il materiale veniva portato all'esterno. Evidentemente non tutto, altro materiale veniva lasciato sul posto. Qui vediamo un'altra uscita che la chiamiamo un po' l'uscita di emergenza, che noi abbiamo usato quando l'entrata era sbarrata e scendevamo di qui, sono circa 35 metri, un po' con la corda, un po' con una scala, insomma, malgrado fosse chiusa, siamo entrati ugualmente e abbiamo potuto visitare la miniera. Qui il tempo sembra essersi fermato. Binari, vagoni, arnesi parlano di quei minatori che negli ultimi 3 anni di attività della cava estrassero da queste rocce ben 500 kg d'oro per un valore di circa 2 milioni di franchi. E chissà che oggi non torniamo a casa anche noi con qualche frammento prezioso. Per andare a Castelrotto ci voleva, perché altrimenti... Ma cos'è, la mia o la macchina che fa che ha su questa musichetta? Penso di sì. Ah sì, ma è in stile comune. E qua cosa metti? Andiamo a lavorare. Non è che c'è molto da vedere, con uno stile di miniera così, è un caschetto così, un cameraman del genere può accompagnare solo. Posso solo accompagnare le... Amore, buongiorno. Facciamo delle riprese, signora, guardi. No, ma a me no. Grazie, viva Sessa, viva Sessa. Bene. E arriviamo, attenzione alla testa.